L'italiano per fortuna è una lingua dinamica perché il dinamismo e il cambiamento in una lingua sono un segno di buona salute. Fondamentalmente può fare effetto il fatto che la lingua cambi e che magari quello che noi abbiamo studiato a scuola in un certo senso sia superato, ci sono molti esempi di questo, ma è tutto indice di una lingua in buona salute. I confini non sono decisi dall'alto, cioè non esiste nessun ente che decida a priori cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, ma fondamentalmente i confini di una lingua sono decisi dai parlanti stessi e questo è un messaggio, per così dire, che deve responsabilizzarci tutti in quanto parlanti dell'italiano. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare la differenza nell'uso linguistico. Poi chiaramente se uno è influencer, cioè in una situazione in cui può influenzare gli altri, il suo ruolo è ancora più rilevante. Ma ecco, l'importante è sapere che in Italia non esiste un ente che decida a prioristicamente che sull'uso della lingua. E anche i grammatici non sono prescrittivi, cioè non prescrivono l'uso corretto, ma lo descrivono. Quindi si basano soprattutto su quello che loro verificano esistere nella realtà linguistica.